Benvenuto in questo nuovo video, siamo arrivati alla lezione numero 9 della mia dispensa SLAP, una dispensa, un PDF gratuito che puoi trovare sul mio sito. Nella lezione 9 andremo a sviluppare il suono del pollice, chiaramente, alternandolo allo strappato e l'uso di varie ghost, sia con il plaque strappate che con il pollice. A differenza della lezione 8, qui lavoreremo su più corde, quindi mentre nella 8 e nella 7 lavoravamo sempre su una coppia di corde che erano o mi e re per prendere la ottava, oppure la e sol, saremo su tutte e due le coppie, quindi il riff praticamente va a fare do, che vado a prendere al tasto 3 della corda di la, col suo strappato al tasto 5 della corda di sol. Dopo vado in si bemolle, quindi tasto 1 della corda la e tasto 3 della corda sol. Poi mi sposto sulla corda di mi al tasto 4 e vado a prendere la bemolle, che trova la sua ottava al tasto 6 della corda re, e per finire il fa, che è al tasto 1 della corda mi, con la sua ottava al tasto 3 corda re. Il primo riff infatti va a fare quindi tre note con il thumb e una col pluck: do, si bemolle, la bemolle, fa. Il giro sarà sempre questo anche nelle altre quattro variazioni. Nella seconda, infatti, vado a sostituire la nota strappata con sempre una nota strappata, quindi in plaque, ma fatta a ghost, e quindi sarà così. Dovrò quindi controllare con la mano sinistra l'uscita della ghost. Se hai sentito bene, sulla terza non l'ho fatta pulitissima. Adesso è più pulita, potrebbe scappare un po' di nota, lì dipende dalla tua mano sinistra. La destra deve sempre colpire come se suonasse, e la sinistra che deve andare a controllarlo con uno o più dita. Meglio se ne metti due, perché almeno due, comunque l'appoggi, perché in questo modo vai a evitare che escano degli armonici, come ad esempio sul tasto 5 frequente o anche sul do. Se non stoppi bene o strappato, senti l'armonico sotto. La variazione numero 3 va a mettermi due ghost note, il terzo ottavo e il quarto, quindi vado a fare due reali, note reali do, ghost, 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 ghost. Nella variazione 4 vado ancora a esagerare questa cosa, suonando come nota reale solo l'uno con il thumb, e le altre tre ottavi, gli altri tre ottavi saranno ghost, do, chiaramente rispetto sempre tre col pollice e uno con lo strappato, anche quando le vado a trasformare in ghost. L'ultima variazione, la 5, invece mi vede con una nota staccata da un quarto, allora questa qua è importante, perché secondo me quando fai le ghost dovresti cercare già di spostare la mano in direzione di dove andrai dopo. Quindi se hai visto come l'ho suonato, dopo che ho suonato il do e ho staccato la nota, le due ghost l'ho fatte con la mano che si avvicinava al si bemolle, se non addirittura arrivasse già in si bemolle, quindi la puoi vedere più come attaccata a dove dovrà andare dopo. Bene, queste sono le 5 variazioni. Ora ti metto un audio in cui io vado a suonare ogni riga, quindi ogni variazione la suono io due volte e tu la suonerai altre due volte. Quindi partiamo dalla prima, poi passerai alla seconda e così via, come abbiamo fatto nelle altre lezioni. Se desideri avere tutti gli audio, ne ho registrati a diverse velocità, con e senza basso, con l'incipit, ci sono molti mega di MP3 audio, vai sul mio sito, li puoi trovare lì sopra con una piccola donazione libera se vuoi. Grazie mille, noi ci vediamo al prossimo, basso in mano, e proviamo questa lezione numero 9.
We'll be right back.